Allora, il tema che ti è stato affidato è le riforme della Curia nelle riforme della Chiesa, che è un tema certamente intrigante, al tempo stesso, come si può ben immaginare, di non comune complessità, soprattutto per l'amore impressionante di fonti e di studi in materia, e soprattutto perché credo che mi sia stata chiesta non tanto una storia della Curia romana e delle sue riforme, quanto una sintesi che possa aiutare a cogliere l'intreccio storico tra le riforme della Chiesa e le riforme della Curia romana. Quindi, prima di iniziare l'esposizione vera e propria, questa volta procederò ad una preventiva declaratio del Minorum che ci aiuti a restringere il campo di indagine e a chiarire la prospettiva da cui ci si muove. Intanto partiamo dall'idea di riforma e riforma della Chiesa, perché nel latino classico il verbo reformare ha due significati fondamentali: riportare una forma originaria oppure migliorare. Entrambi i sensi confluiscono nella letteratura cristiana antica, pertanto anche il sostantivo reformatio viene principalmente usato nel senso di emendazione e di rinnovamento. L'idea si ritrova già in San Paolo, dove si fa riferimento al rinnovamento dell'uomo in conformità all'immagine di Cristo. In nota trovate riferimenti alla lettera ai Romani e alla lettera agli Efesini. E presso i frati greci si ritrova principalmente l'idea di riforma come ritorno all'immagine di Dio, e presso i frati latini, in particolare in Tertulliano e soprattutto in Agostino, si afferma l'idea della reformatio in melius, che essenzialmente ha una connotazione etica e si riferisce al rinnovamento della condotta di vita dei singoli. L'idea di reformatio si trova anche nel campo della primitiva normativa ecclesiale quando si parla di renovatio canonum, cioè quando i concili iniziano a riproporre i canoni precedenti, la normativa antica, secondo la massima nihil innovetur, nisi quod traditu est. L'idea di reformatio acquista ancora sempre maggiore rilevanza a motivo della nascita e della diffusione del monachesimo, nel cui contesto reformare e reformatio assunse presto un significato proprio e specifico, per esprimere l'idea dell'emenda e del rinnovamento della vita morale e spirituale di coloro che si proponevano di fermare e contrastare un decadimento e ritornare a un modello originario di vita ecclesiale. In tal senso, per tutto il primo millennio, si intende per reformare o con reformatio principalmente un rinnovamento individuale o personale, spesso sublimato e presentato dalla vita monastica. Non c'è ancora, se non in qualche movimento ereditale, penso ai donatisti, ma non arriva mai al livello di una idea che coinvolge la Chiesa nella sua interezza, non c'è la consapevolezza che la Chiesa come istituzione avesse bisogno di essere riformata. Cioè non si parla per tutto il primo millennio di reformatio ecclesia. Punto. Questa consapevolezza nasce con la riforma della Chiesa dell'XI secolo, laddove si prende coscienza della distanza che separava la forma di vita della Chiesa del tempo da un ideale apostolico e matura la coscienza della necessità di ritornare a un modello originario, che negli scritti del tempo, e anche e soprattutto dei canonisti, è indicato come ecclesia primitiva e accompagnato dall'espressione vita apostolica. Io non ho considerato tante cose, potrei fare una sintesi, ma voi pensate per esempio a San Francesco e al momento in cui nel XII e XIII secolo i vari ideali di riforma da un lato passano per l'idea di riforma della Chiesa come istituzione, ma dall'altra passano attraverso l'idea di una riforma della Chiesa che passi attraverso l'ideale della povertà. Va anche detto che le istanze di riforma della Chiesa sono espresse e veicolate da una pluralità di soggetti, e con innumerevoli sfumature e differenze di contenuti e intenzioni, soggetti che comprendono concili, sinodi, papi, ma anche singoli fedeli, ordini religiosi e movimenti popolari. Curia romana, secondo termine, ancora non ho finito l'introduzione. Il sostantivo curia potrebbe derivare da coviria, che è un termine arcaico, forse etrusco, che significa assemblea. In epoca romana indicava le 30 divisioni dei patrizi, ciascuna delle quali divise poi in 10 gentes, voluta secondo la tradizione da Romolo, poi un luogo sacro dedicato ai riti o l'edificio in cui si svolgevano le deliberazioni. In tempi storici il termine è stato utilizzato per indicare la sede del Senato,
noto come Curia Ostilia. Nella letteratura ecclesiastica del V, VI e VII secolo il termine Curia viene talvolta utilizzato per indicare un tribunale, da cui l'espressione in curiam vocale, oppure per raduni e convegni, oppure per indicare l'aula di un principe ecclesiastico o di un patriarca o di un vescovo, sia in senso materiale che formale, per indicare l'insieme delle persone. Per esempio, nel decreto di Graziano, nella maggior parte dei casi, quando si usa l'espressione in curiam vocale, significa portare qualcuno in giudizio. Durante l'XI secolo il termine passa ad indicare la corte papale. Il primo uso documentato è in una lettera di Urbano II del 1089, in cui il Papa ringrazia il clero e il popolo di Velletri per essersi occupato del mantenimento della sua curia. E non è un caso che questo termine, vedremo, accompagna per la prima volta nelle lettere di Urbano II. All'epoca la curia romana indica la corte del Papa, che comprende sia il luogo fisico che le persone che vi lavoravano per supportare il Papa nelle sue attività. I membri della curia avevano diverse funzioni legate al governo, corrispondenza, attività finanziarie e giudiziarie. Tuttavia, poiché le funzioni di governo non erano ancora istituzionalizzate, si può affermare che la curia romana, quando appare per la prima volta nei documenti pontifici, ha una triplice accezione. Oltre a indicare il luogo della corte papale e l'insieme del personale che la componeva, indica anche indirettamente le funzioni svolte dai membri della corte, in particolare dal cancelliere e dai notai. Non molti anni dopo, il termine curia viene utilizzato anche per indicare l'ecclesia romana, non senza suscitare le vibrate proteste di qualche scrittore ecclesiastico come Geron di Reichsberg. Mi sono andato a leggere questo brano e dice, ha una sua etimologia accomodatizia, perché dice che curia viene da cruor, cioè la curia è un posto dove scorre il sangue e dove tutti sono crudeli, ecco. E questo per essere buoni. Poi il resto, che la curia è l'origine di tutti i mali, lo trovate in nota. Si deve rilevare che l'aggettivo romano non indica tanto la funzione, il luogo, piuttosto la funzione di ausilio e collaborazione col vescovo di Roma, per cui la curia è sempre romana anche quando si sposta, sia durante tutto il periodo della itineranza papale, quindi dall'XI al XIII secolo, poi che durante la permanenza di Papa Clemente VIII a Ferrara alla fine del XVI secolo, anche allora era curia romana. Chiaramente però la comparsa del termine non coincide con l'origine dell'organismo. In tal senso, sin dai primi secoli abbiamo traccia di soggetti che collaborano con il vescovo di Roma e lo aiutano nell'esercizio del suo ministero, sotto due profili, dal punto di vista decisionale e dal punto di vista, diremo noi oggi, esecutivo e amministrativo. Quindi, convenzionalmente, la storia della curia si suddivide in cinque grandi periodi, secondo l'impostazione che trovate nel testo di Niccolò del Re, che è un po' il testo che tutti conosciamo. Per esempio il Dictionnaire historique de la papauté usa una diversa scansione, ma io uso quella tradizionale anche per giocare in casa. Quindi il primo periodo, che dalle origini fino all'XI secolo, è il periodo del presbiterio e dei sinodi, dove non si può parlare di una curia romana. Il periodo successivo, dall'XI al XVI secolo, è caratterizzato dallo sviluppo dei concistori. Il terzo periodo abbraccia le due grandi riforme introdotte nell'organizzazione della curia, dalla riforma di Sisto V fino alla riforma di San Pio X nel 1908. Poi abbiamo il periodo che parte dalla riforma Piana e arriva fino al Vaticano II, e poi l'ultimo periodo con il rinnovamento voluto da Paolo VI nel 67 con la Regimini Ecclesiae Universae e poi con la Pastor Bonus di Giovanni Paolo II nel 1988. E io mi fermo, fino con grande coraggio, sulla soglia del 2013, quindi al momento in cui si viene messa in cantiere l'attuale Costituzione Apostolica, Praedicate Evangelium, su cui voi che siete
molto più competenti di me, saprete certamente esporre e analizzare. Quindi l'oggetto del contributo non è né fare una storia delle riforme, né fare una storia della curia e delle sue riforme, ma rileggere secondo una categoria di riforma i mutamenti nell'istituzione curiale in rapporto con le istanze di riforma nella storia della Chiesa dalle origini ad oggi. Quindi metterò sotto la lente di ingrandimento soprattutto quei mutamenti che rivelano gli intenzionali tentativi di cambiare le istituzioni, chiamiamole curiali, facendo riferimento alla consapevolezza e necessità di dare nuova forma alla Chiesa stessa. Il primo capitolo è relativo alla corte papale prima della curia, dalle origini alla riforma dell'undicesimo secolo. Anche se, come già detto, prima dell'undicesimo secolo non ci sono attestazioni del termine curia per indicare gli stretti collaboratori del Vescovo di Roma, tuttavia le fonti non mancano di descrivere nomi e funzioni di coloro che lo aiutavano nell'esercizio del suo ministero. Inizialmente l'organizzazione della Chiesa di Roma seguiva il modello delle altre diocesi e il Papa si affidava al Consiglio e alla collaborazione del clero e dei diaconi per le sue responsabilità politiche, amministrative, assistenziali, corrispondenza, affari finanziari e amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Vescovo di Roma ha un suo consilium formato dai presbiteri e dai diaconi. Se l'attività di consultazione di governo non sembra differire molto da quella degli altri vescovi, la peculiarità del presbiterium emerge nell'esercizio della giurisdizione e dell'attività diplomatica. In particolare, esso è consultato quando il Papa deve fronteggiare questioni dottrinali e disciplinari. Un esempio significativo di questo processo di consultazione per la formazione delle decisioni rimane, ce n'è traccia nelle prime decretali, cosiddette prime decretali, come per esempio la lettera di Silicio del 385, in cui il Papa rispondeva a una serie di questioni poste dai vescovi iberici, facendo riferimento a una decisione presa in conventu fratrum nostrorum. Il presbiterium romano non aveva peraltro una sede fissa. Si riunisce a San Clemente, in Domo Fauste, poi dal IV secolo in poi presso il Laterano. A partire dal VI secolo appare il termine cardinalis per indicare i vescovi delle diocesi vicine a Roma, poi i presbiteri dei titoli più antichi e i diaconi preposti alle regioni in cui è suddivisa l'urbe. All'attività di consultazione e formazione delle decisioni papali appartengono anche i concili e i sinodi, convocati per tutto il primo millennio, coinvolgendo, oltre il presbiterium, anche i vescovi delle regioni vicine a Roma o d'Italia, per le questioni di fede e disciplinari maggiormente rilevanti. Inoltre, a partire dal IV secolo, i papi scelgono dai membri del presbiterium i propri legati, inviati come rappresentanti presso i grandi concili, o in missione permanente come vicari apostolici o apocrisari presso le corti di Costantinopoli, Ravenna o Avignone. Accanto alla funzione consultiva e decisionale, la cerchia dei collaboratori del Vescovo di Roma comprende sin dalle origini un insieme di persone che lo coadiuvano nelle funzioni amministrative e di governo. Questo gruppo comprendeva i notai che si occupavano di preparare le lettere, assistere alle riunioni del presbiterio, conservare i documenti e le gesta dei martiri. Vi sono le attestazioni di un primitivo scrinium che aveva funzioni di cancelleria, di un tabularium in cui erano conservati i documenti papali. Accanto ad essi i defensores amministravano le elemosine e i beni della Chiesa prendendosi cura delle persone più deboli. Ci si può chiedere a questo punto se si possono rinvenire già in questo periodo tracce di istanze di riforma in cui i papi intervengono sulla curia per correggerne i costumi. Penso che sia significativo il pontificato di Gregorio Magno e mi riferisco in particolare ai numerosi interventi volti a contrastare la compravendita di cariche ecclesiastiche e tutelare la correttezza delle elezioni episcopali. In tal senso ci sono, ne ho raccontate 38, numerosissimi richiami presenti nelle lettere indirizzate ai re merovingi, ai vescovi dell'Illirico, ai vescovi africani, sardi e italiani, con l'intento di combattere un fenomeno da lui definito in maniera pregnante simoniaca eresis. Queste istanze di riforma si riflettono anche in una serie di decisioni in cui il Papa cercava di rimuovere abusi presenti nella sua curia.
che ancora non si chiamava Curia. Né testimonianza il decreto emesso nel sinodo romano dell'anno 595, con cui il Papa proibiva ai notai e ai collaboratori del suo episcopium di richiedere tasse non dovute per la posizione di sigilli e redazione delle lettere, il cosiddetto pastellum. Il pensiero di Gregorio è ispirato alla frase di Matteo 10,8, gratis accepistis, gratis date, a cui fa esplicito riferimento in almeno due omelie alla presenza del presbiterio e dei vescovi suburbicari. In altre parole, Gregorio Magno combatteva nella cerchia dei suoi collaboratori ciò che chiedeva di combattere anche ai re e ai vescovi del suo tempo, al fine di contrastare la simonia e correggere il comportamento del clero. Va anche detto che l'intento riformatore di Gregorio Magno è volto a una correzione dei comportamenti dei singoli e a salvaguardare l'idoneità dei candidati agli ordini sacri. Siamo ancora lontani dall'idea di una riforma della Chiesa nelle sue istituzioni fondamentali, come si vedrà a partire dal secolo XI. Un secondo tornante nell'evoluzione storica della Curia può essere individuato nel periodo a cavallo tra i secoli VII e VIII, quando dopo la guerra greco-gotica l'influenza di Costantinopoli si fa più evidente a Roma, portando a cambiamenti significativi nell'organizzazione dell'ambiente attorno al Papa. A partire dal pontificato di Sergio I, inizia gradualmente, ma con sempre maggior frequenza, ad utilizzarsi il termine Patriarchium Lateranense. E sull'onda di questo cambiamento gli ufficiali della Curia adottano nomi e ruoli peculiari, imitando la corte di Costantinopoli. Tra questi ufficiali ci sono i sette iudices de clero, il primicerius, il secundicerius notariorum, responsabili della supervisione della corrispondenza papale, poi l'arcarius, che si occupava della redazione delle imposte, il sacellarius, che distribuiva gli stipendi e le elemosine, protoscrinarius, incaricato della supervisione degli archivi. In particolare, i sette giudici del clero, nel corso del tempo, acquistano un potere sempre crescente, diventando consiglieri del Papa. Si può notare così che coloro che in passato svolgevano principalmente funzioni amministrative vengono coinvolti nella formazione delle decisioni papali. Nel nuovo secolo, accanto a questi giudici, un altro ufficiale acquisì sempre maggiore importanza, cioè il bibliotecario. A tale ruolo furono chiamati frequentemente vescovi di diocesi vicine a Roma, rappresentando un tentativo di separare l'amministrazione curiale da legami troppo stretti con le famiglie romane, da cui proveniva la maggior parte degli ufficiali e soprattutto dei giudici del clero. Con l'allontanamento da Costantinopoli e il rinnovamento dell'impero avvenuti con Carlo Magno, ci sono mutamenti di nomi ma anche di ruoli e funzioni presso la corte papale. Il Patriarchium Lateranense inizia ad essere denominato con sempre maggiore frequenza Sacrum Palatium, già a partire dall'VIII secolo. Difatti il modello carolingio del Palatium e della Hofkapelle, cioè la Cappella Palatina di Aquisgrana, diventa il modello per una diversa organizzazione della Curia, con una suddivisione dei ruoli tra cappella e palazzo. La cappella comprende tutte le persone preposte ai servizi liturgici, mentre il palazzo è l'insieme delle persone che collaborano nell'esercizio delle funzioni di governo. In questo contesto il bibliotecario assume un ruolo superiore a quello degli altri giudici, ma successivamente le sue funzioni vengono suddivise e bilanciate con quelle del cancelliere. Con gli ottoni il palazzo imita lo stesso ruolo che in ambito imperiale era svolto dalla cappella palatina. Se gli imperatori sassoni da un lato hanno proseguito la politica carolingia di raccogliere presso la corte i personaggi più influenti dell'impero, dall'altro iniziano a collocare presso le posizioni chiave dell'impero stesso i membri della cappella imperiale. In questo modo i cappellani e i cancellieri della Chiesa imperiale divengono i vescovi delle diocesi più importanti. Ciò assicura un forte legame tra vescovi e imperatore e diventa il cardine di quella che poi sarà chiamata la riforma imperiale. Vi sono numerose istanze di riforma della Chiesa anche in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda i costumi del clero e la simonia. Ma va anche detto che tutti gli elementi portano a assicurare la scelta
di ecclesiastici idonei al ruolo ma fedeli all'impero, che potessero assolvere al duplice ruolo di pastori e di amministratori. Questa politica trova il suo riflesso anche nell'ambito della corte papale, dove a cavallo tra il X e l'XI secolo i papi tendono a conferire la carica di bibliotecario e di altri incarichi di curia a personaggi esterni all'ambiente romano, non ultimo l'arcivescovo di Colonia, già cancelliere dell'impero. Per l'Italia tutto ciò è indice di un preciso disegno politico e ecclesiastico che mira a stabilire un legame tra il palazzo lateranense e la chiesa imperiale. Si segnalano anche più volte nel X secolo elezioni di papi che non appartengono alla cerchia delle famiglie romane. A questo riguardo ci si può chiedere se questi mutamenti ed evoluzioni nei nomi e nelle istituzioni si possano intendere come riforme in senso proprio. Va sottolineato che il modello di riferimento, più che una precedente immagine di chiesa, è di volta in volta l'organizzazione di una corte secolare. E inoltre non sembra presente la nota della intenzionalità nel ritorno ad una immagine o un'idea precedente di chiesa. La sede apostolica sembra piuttosto muoversi secondo la linea della imitatio imperi, laddove si riconosce all'imperatore un ruolo sacrale e di guida nel contesto consolidato dell'Occidente cristiano. Secondo paragrafo. Il periodo dei concistori. La vera svolta avviene col sinodo di Sutri nel 1046. In un sinodo presieduto dal re di Germania o imperatore Enrico III, si arriva alla deposizione dei tre papi che si contendevano la sede romana e all'elezione, si potrebbe anche dire nomina, del nuovo papa nella persona di Suidger di Bamberga, che assume il nome di Clemente II. Con lui si completa il distacco della curia dell'ambiente romano e il collegamento definitivo alla Chiesa universale. Con i suoi successori, in particolare Leone IX e Niccolò II, si assiste al progressivo conferimento delle funzioni cancelleresche e di bibliotecario a persone completamente estranee alla cerchia romana. Cioè non sono stati solo gli imposti dei papi tedeschi, ma è tutto l'entourage che inizia a cambiare. Con Leone IX in particolare si osserva una doppia linea di azione. Si apre il palatium a personaggi legati al mondo della riforma, con il conferimento di incarichi anche meramente onorifici. Dall'altro, la valorizzazione dell'attività di governo di personaggi esterni al palatium senza il conferimento di incarichi e compiti formali. In altre parole, Leone IX sceglieva i suoi collaboratori e si fidava di persone legati all'ambiente della riforma, ma che non avevano incarichi formali in curia, cose che succedevano solo nel Medioevo. Con Niccolò II e il sinodo romano del 1059 inizia poi il distacco della corte papale dalla chiesa imperiale e l'affermazione del ruolo dei cardinali, che conquistano sempre maggiore rilievo come consiglieri del papa e suoi collaboratori. Parallelamente, arcidiacono e cancelliere perdono la loro funzione di partecipazione alle decisioni papali per rimanere confinati in un ambito più propriamente esecutivo. Con il pontificato di Gregorio VII si parla finalmente di reformatio, inteso come riforma della Chiesa, delle sue istituzioni e nel suo assetto fondamentale. Fino a questo momento parlare di riforma significava parlare di riforma dei costumi, con gli aspetti anche molto forti della lotta antisimoniaca e antinicolaita. Con Gregorio VII si inizia a parlare di reformatio dicendo che il reformatio è ricostituire una chiesa. Quando Gregorio VII scrive le sue lettere, le scrive dicendo che bisogna riformare questa diocesi, nel senso che bisogna ristrutturarla, e si inizia a parlare di riforma della chiesa come cambiamento del suo assetto che porta alla rivendicazione della libertas ecclesia. Questo trova giustificazione sia nella denuncia di una situazione di corruzione, sia richiamandosi all'idea di un ideale a cui ritornare, che è quello dell'ecclesia primitiva. Questa azione nell'immediato è autodistruttiva, nel senso che per la sua inflessibilità Gregorio VII muore in esilio a Salerno.
con un antipapa sul trono. Tuttavia sposta l'asse dell'appartenenza dall'inserimento alla cristianità, dall'inserimento dell'impero alla fedeltà alla Chiesa romana. Questa è la rivoluzione di Gregorio VII. Cioè Gregorio VII sposta l'asse dell'idea che per essere cristiani bisogna far parte di un mondo in cui è l'impero al centro, e l'imperatore è un ruolo secolare. Lo sposta da questa idea all'idea che è il Papa il vertice della Chiesa, a lui bisogna giurare fedeltà, pensate al dictatus papae, e l'imperatore è un laico nella Chiesa il cui potere dipende dall'autorità papale. Dal punto di vista della Curia, in questo periodo c'è una cesura molto forte, perché in seguito all'elezione dell'antipapa Clemente III nel 1084 e alla morte di Gregorio VII, gran parte degli amministratori della corte papale era passata dalla parte dell'antipapa. Durante il pontificato di Vittorio III, che era desiderio di Montecassino, durato pochi mesi, non c'è modo di ricostituire un'amministrazione funzionante. E alla sua elezione nel 1088 Urbano II si trova senza un vero apparato di governo. Il pontificato di Urbano II si svolge per la maggior parte al di fuori di Roma e fu costretto a dover ricostituire da capo un apparato di governo funzionante senza avere la possibilità di accedere alle tradizioni e all'esperienza dell'amministrazione precedente. Forse non è un caso che Urbano II sia stato il primo ad usare l'espressione curia per indicare i suoi collaboratori, perché lui era di famiglia, era un monaco cluniacense, proveniente da una famiglia di cavalieri, che conosceva cos'era la curia regis, cioè l'insieme, l'apparato dei collaboratori e degli amministratori che ruotava attorno alla corte del re di Francia. Quindi, anche se è impossibile stabilire se questa nuova denominazione derivi dalla sua esperienza nel regno del Capetingio, tuttavia è certo che durante il suo pontificato la nuova curia inizia il suo percorso, cioè la curia ha una sua nuova fisionomia che ricalca quella della curia regis, che sono fondamentalmente tre ambiti: la camera che si occupa dell'amministrazione finanziaria, la cancelleria che si occupa della corrispondenza, la cappella che si occupa delle celebrazioni liturgiche. I cardinali ormai hanno il ruolo di senato del Papa e agiscono come suoi consiglieri, ufficiali di curia se necessario, come legati. Come una volta il patriarchio lateranense era il simbolo dell'epoca bizantina, dell'attrazione del mondo bizantino, il palatium manifesta l'assimilazione della corte papale a quella imperiale. Quando la corte papale assume il nome di curia romana, diviene l'espressione dei cambiamenti strutturali che il papato riformatore introduce nella storia costituzionale della Chiesa. Sono i riformatori che prendono il concetto di curia e lo applicano alla corte papale e adottano istituzioni e forme di una corte regia, in particolare, come ho già detto, camera, cappella e altre cariche di corte, trasferendole a Roma. E questo è un pensiero che si ritrova nei riformatori. Per esempio, San Pier Damiani, nelle sue opere, più volte paragona la curia romana e i cardinali, soprattutto, al senato romano, cioè il modello di riferimento, ma questa volta con un'idea di cambiamento delle istituzioni ecclesiali e l'idea del ritorno alla Chiesa primitiva, utilizza questa immagine del ritorno del nuovo senato romano, e il nuovo senato romano, i senatores pape, sono i cardinali e insieme la curia, e la Chiesa in qualche maniera ripropone questa idea di un nuovo impero. I cardinali sono definiti membra del corpo del Papa, quasi corpo di Papa inviscerati, per sottolineare il legame strettissimo con l'esercizio della plenitudo potestatis papale. Il ruolo crescente dei cardinali nella partecipazione al governo papale e l'attribuzione di compiti sempre più gravosi
determina nel tempo una sempre maggiore frequenza delle loro riunioni. Con Innocenzo III si riuniscono 3 volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, mentre tutto l'apparato curiale, con l'aumento dei ricorsi e degli affari, si ingrandì progressivamente con l'aumento delle persone e ripartizione delle competenze. Nello stesso periodo avviene una prima distinzione tra le procedure che noi oggi chiameremo amministrative e quelle giudiziarie, e l'affidamento di queste ultime ai cappellani pape, che sotto il pontificato di Innocenzo III vengono anche chiamati auditores e assumono il compito di pronunziare la sentenza. Dal collegio degli auditores avrà origine la Rota Romana. Col trasferimento della sede papale ad Avignone, la Curia comprende, oltre ai cardinali, la cancelleria, la camera, la rota, la penitenzieria, a cui si aggiungeranno successivamente la dataria, la segnatura, poi distinta in segnatura di grazia e segnatura di giustizia, e sotto Martino V la segreteria, incaricata di sovrintendere alla corrispondenza diplomatica. E arriviamo alla riforma di Sisto V. Tengo a chiarire che ho fatto molti salti e sto cercando di saltare molti passaggi, perché ecco, altrimenti avrei commesso un peccato di lesa ecologia per tutta la carta che avrei dovuto impiegare, insomma, siccome viviamo in un ambiente in cui bisogna fare delle cose sostenibili. Ora, con lo scisma, con la crisi dovuta all'elezione di Urbano VI nel 1378 e lo scisma che ne seguì, abbiamo diverse curie, ognuna che segue il Papa corrispondente. Sono istituite dai pontefici che si contendono la legittimità e anche per dare forza alle rivendicazioni. Insomma, chi aveva la curia più bella e maggiormente prestigiosa aveva, come dire, una freccia al suo arco per sostenere la propria legittimità come Papa. Il Concilio di Costanza, convocato per chiudere il grande scisma e provvedere alla riforma della Chiesa in capite membris, al momento di procedere all'elezione del nuovo Papa, chiede un capitolato elettorale, stabilisce quali sono le materie su cui l'eletto dovrà operare la riforma. E la riforma dovrà essere in capite et curia romana. Ci sono 18 punti su cui il Papa dovrà intervenire. Però più che di enunciazione di principi, si tratta di materie di natura economica e finanziaria, il che ci lascia intendere quali fossero realmente i punti nevralgici e le criticità della Curia allora. Con la chiusura del grande scisma e il ritorno della corte papale a Roma, il progressivo accrescimento del ruolo papale portò con sé la dilatazione del ruolo della Curia, che divenne sempre più un centro di potere e di interessi e che non mancò di attirare le lamentele di molti e le pressanti istanze di nuove e incisive riforme. Insomma, se scorrete qualunque anche articolo di dizionario, trovate una sfilza di libelli di denuncia, sia firmati che anonimi, richieste di istituzioni, di commissioni, di riforme e quant'altro. Con il pontificato di Leone X la necessità di riformare la Curia diventa più urgente, soprattutto a causa della frattura dovuta alla riforma protestante. Il Concilio Lateranense V promulga una bolla di riforma della Curia in cui si chiede ai cardinali maggiore sobrietà e la residenza a Roma, dato che il loro impegno consiste nell'assistere il Papa nel trattare gli affari della sede apostolica. Tuttavia, né le determinazioni del Concilio di Costanza né quelle della Lateranense V trovano reale attuazione. Abbiamo ancora una serie di interventi scarsamente incisivi. A un certo punto inizia a farsi strada un modello, che è quello che si delinea con Paolo III e l'istituzione del Santo Uffizio nel 1542. Cioè non si lavora più col concistoro, ma si formano piccoli gruppi di cardinali con a capo uno di essi che trattano materie specifiche ed è l'inizio del governo per congregazioni. Viene istituito così il Santo Uffizio. Il Concilio di Trento non entra specificamente nella materia della riforma della Curia, anche se tutti i decreti di riforma delle ultime sessioni in qualche maniera forniscono materia per procedere poi a riforme parziali. Quindi con Pio V abbiamo riforma della penitenzieria, istituzione di nuove istituzioni e piano piano, gradualmente, quando si arriva alla riforma di Sisto V, noi abbiamo già alcune congregazioni che esistono, in particolare
abbiamo il Santo Uffizio, poi la congregazione del Concilio a cui è affidato il compito di interpretare autenticamente i decreti del Concilio di Trento e altri organi che già hanno iniziato a lavorare in questo modo. Con Papa Peretti gli interventi che vengono posti in essere con la riforma del collegio cardinalizio, la post quam verus, che stabilisce il numero dei cardinali e le loro competenze, e soprattutto con la costituzione di Mensa Aeterni Dei del 1588, tutto il sistema del governo attraverso il concistorio, il sistema concistoriale, viene smantellato e sostituito da un complesso meccanismo di 15 congregazioni permanenti, di cui 9 che si dedicano alle questioni spirituali della Chiesa e 6 agli affari temporali dello Stato. La Costituzione di Sisto V è preceduta da una breve introduzione nella quale il Papa dichiara che il suo fondamento è il primato pontificio. Al Papa è affidata la Chiesa universale per l'esercizio delle sue funzioni, ha bisogno di necessari collaboratori che sono i cardinali, a cui però sono affidate le singole congregazioni. Così il centro di gravità della Curia si sposta e si sposta dai cardinali come concistoro alle congregazioni, prendendo come modello la congregazione dell'Inquisizione, del Santo Uffizio, e diventa un sistema definito da alcuni policentrico e polisinodale. Sintetizzando le caratteristiche principali di questa riforma, essa però non fu né una riforma esclusiva né onnicomprensiva, perché nella immensa Aeterni Dei si ricomprendono tutte le congregazioni preesistenti e si riordinano, e inoltre non vengono ciò che non è compreso nella immensa Aeterni Dei non viene abrogato, continua ad andare avanti. E questo che cos'è alla fine? È un accentrare ancora di più nelle mani del Papa il governo della Curia, perché si dividono i cardinali attribuendo a ciascuno di essi una competenza sulla singola congregazione, e però il governo e la decisione degli affari è lasciata alla singola congregazione, che poi deve riferire al Papa. Quindi i cardinali non sono più visti come un collegio unitario e corresponsabile, ma come singoli delegati a particolari settori. Va anche detto che questa riforma non incide su alcuni aspetti determinanti, che io tocco solo di sfuggita: la venalità degli uffici, cioè che gli uffici curiali fossero oggetto di trattativa e di compravendita. E non incide neanche su un altro aspetto particolare, che è il sistema del nepotismo, e che cadrà solamente con la riforma voluta da Innocenzo XI nel 1692, poco prima dell'abolizione della venalità delle cariche curiali. Senza entrare da qui in poi inizia una pletora di cambiamenti, cioè se voi vedete la storia della Curia che va dalla riforma di Sisto V fino a San Pio X, ogni tanto spunta fuori una nuova congregazione, un cambiamento, un'attribuzione di competenze, una cosa. È un vulcano in eruzione la Curia di questo periodo, ma tutto risponde a questa necessità di dover comunque salvaguardare in qualche maniera il controllo del Papa sul governo della Curia, e al tempo stesso la Curia continua a essere considerata, proprio per questi cambiamenti e queste cose, anche come il ricettacolo di una serie di mali. Non tutto è però così negativo, e vorrei citare due esempi. Il primo è l'istituzione, come detto, intanto sono campanilista, è l'istituzione di Propaganda Fide. L'istituzione di Propaganda Fide, perché Propaganda Fide, dopo diversi tentativi, viene istituita da Gregorio XV il 6 gennaio del 1622, per un motivo, cioè perché deve essere lo strumento con cui l'opera di rievangelizzazione viene esercitata in maniera coordinata, perché l'evangelizzazione appartiene al sommo ufficio del Papa. È quello che è scritto nella
lettera ai nunzi del 15 gennaio del 1622, in cui ha detto proprio questo, che bisogna ricondurre il governo della evangelizzazione in un mondo che è cambiato, e Propaganda Fide farà riferimento ai territori di nuova evangelizzazione, e quindi le terre appena scoperte, e ai luoghi dove c'è la riforma che bisogna rievangelizzare, e oltre questo anche tutti i rapporti con le chiese orientali, si direbbe oggi, allora si chiamavano gli scismatici. Tutto questo ambito rientra nell'ufficio del Papa. Quindi questo cambiamento è stato fatto con l'idea di introdurre realmente una riforma, cioè fare istituire un qualcosa che permetta al Papa di ritornare all'opera di, alla titolarità dell'opera di evangelizzazione così come gli apparteneva sin dalle origini. E inoltre ci sono anche visioni positive, accenno solamente perché il tempo è tiranno, a come parla della curia Benedetto XIV nel Sinodo Diocesano, che insomma viene presentato in maniera piuttosto positiva come un sistema di garanzie volto ad assicurare il buon governo della Chiesa da parte del Papa. E spiega anche così Papa Lambertini il fatto che non vi siano più state convocazioni di concili generali dopo il Concilio di Trento, perché il Papa governa bene attraverso la sua curia. Dopo Sisto V, voi sapete che il più grande intervento, il secondo grande intervento di ristrutturazione e di riordino dell'apparato curiale è quello della Sapienti Consiglio di San Pio X, avvenuto in contesto storico e in una tempesta culturale totalmente diversi. Bisogna dire che quando si studia il pontificato di San Pio X, forse è quello che maggiormente trova giudizi contrastanti. Si passa dal giudizio del Robert, che lo definisce il più grande riformatore della vita interna della Chiesa dopo il Concilio di Trento, a quanti ancora seguono un po' l'impostazione di Pedeschi, che leggono il suo pontificato e le sue riforme in chiave prevalentemente antimodernista. Ora, certamente Pio X, che aveva percorso tutti i gradini della carriera ecclesiastica, a partire dal lungo periodo trascorso in piccole parrocchie del Veneto, fu più un uomo di azione che di pensiero. Forse una possibile chiave di lettura della sua opera si può ritrovare in quello che scrive di lui Giampaolo Ammanato, quando sostiene che il significato del suo pontificato vada cercato nei fatti più che nelle parole. Anche se noi non possiamo non ammettere che la sua enciclica programmatica del suo pontificato offra un discorso tradizionale, a tratti scontato, con una debolezza teorica con cui viene analizzata la società del tempo, sto citando la biografia di Pio X di Romanato, tuttavia, e anche se il programma del pontificato rivela una genuina ispirazione religiosa accompagnata però da una lettura troppo semplicistica del contesto storico, va detto anche che gli seppe mitigare l'asprezza del giudice con la mitezza e misericordia del sacerdote, e si esprime in questi termini alla fine di quella enciclica: indatto si spera di attirare le anime a Dio con uno zelo amaro, che anzi rinfacciare duramente gli errori, riprendere con asprezza i vizi, torna più a danno che utilità. Queste poche righe danno la cifra della riforma di Piano, ispirata ad un autentico zelo pastorale, permettono di vedere in essa l'operato di un uomo d'azione più che di pensiero, di cui dovrebbero colpire più che i limiti, le aperture e la capacità, delle quali seppe dar prova. E di grandi aperture, un uomo che ha rivoluzionato, cambiato tutta la vita ecclesiale del suo tempo, dal conclave al codice, dal catechismo ai seminari, dalle parrocchie di Roma alle diocesi, ha dato prova, e cioè di apertura e capacità di cambiamento. La riforma di San Pio X vuole essere anzitutto una riforma integrale ed esclusiva dell'istituzione. Sopprime tutti gli organismi che in essa non erano esplicitamente menzionati e cessano di esistere tutte le realtà collegate all'amministrazione temporale dello Stato Pontificio, i cui ufficiali di queste amministrazioni vegetavano a Roma senza far nulla, e trasforma la curia da un organismo dalla duplice natura legato al necessario esercizio del potere temporale
ha una struttura orientata in maniera esclusiva al governo centrale della Chiesa. La riforma trova attuazione con una serie di atti normativi promulgati in rapida successione: la Costituzione Sapienti Consilio, a cui si aggiungono la lex propria della segnatura e della rota, il regolamento della Curia Romana, l'Ordo Servandus, e poi la Costituzione promulgati con cui si cessa la pubblicazione degli Acta Sante Sedis e inizia la pubblicazione degli Acta Apostolici Sedis. La struttura è articolata in 10 congregazioni, 3 tribunali e 5 uffici. Oltre a questa ripartizione vi è finalmente la determinazione dell'organigramma interno della Curia. Si evita la sovrapposizione delle competenze. La nomina degli ufficiali maggiori è riservata al Papa e gli ufficiali minori si provvede per concorso, e soprattutto la retribuzione del personale di Curia passa a carico dell'erario della Santa Sede, mentre prima ogni congregazione doveva provvedere per conto proprio. Separazione di funzioni amministrative e funzione giudiziaria affidate a dicasteri distinti. L'insieme di queste caratteristiche giustifica l'affermazione, che credo condivisibile, di chi ritiene che, pur con gli inevitabili limiti, la Sapienti Consilio avvia il processo di ministerializzazione della Curia Romana, con tante virgolette, con la trasformazione da una curia di persone, intesa come insieme di soggetti che individualmente e collegialmente collaborano con il Romano Pontefice, ad una curia di dicasteri, intesa come un sistema organico di istituzioni, organi, funzioni, minuziosamente normato e regolamentato. Tutto questo poi troverà la sua definitiva canonizzazione nell'inserimento della struttura curiale nel codice del 1917. E arriviamo alle riforme della Curia dopo il Vaticano II, quinto e ultimo aspetto. Ho 10 minuti, vero? Sì. Cercherò di farcela. Già dopo la riforma di San Pio X, però, iniziano a manifestarsi diverse istanze per una revisione della struttura curiale, ben prima del Vaticano II e poi e della richiesta successiva al Vaticano II di adeguare la curia alle riforme e alle ecclesiologie concediali. Si richiede soprattutto uno snellimento della burocrazia e una internazionalizzazione della curia, già durante i pontificati Ratti e Pacelli, e insieme alla presa in considerazione di celebrare un concilio sia da parte di Pio XI che di Pio XII. La stessa Curia, durante il pontificato di Pio XII, attraverso una fase di riforme di fatto che porta a una diminuzione del ruolo della segreteria di Stato e un accrescimento del ruolo del Santo Uffizio, configurando uno stato di eccezione che accentrava nelle mani del pontefice molte competenze delle congregazioni. All'apertura del conclave del 58, molti membri del collegio cardinalizio auspicavano un ritorno al regime ordinario e ancor più un ripensamento delle modalità di esercizio del governo da parte del futuro Papa. Le decisioni prese da Papa Roncalli all'indomani della sua elezione andavano in questa direzione, dopo poche ore nomina il segretario di Stato. Così come anche la scelta di convocare il concilio coinvolgendo la curia nel processo di preparazione, sia con il ridimensionamento del ruolo del Santo Uffizio, con l'istituzione di nuove strutture, la commissione dell'apostolato dei laici e il segretariato per l'unità dei cristiani. L'apertura della prima fase del concilio segna in ogni caso un punto di non ritorno per la riforma della curia, sia per il decentramento del ruolo del Santo Uffizio nel dibattito conciliare, sia per l'accantonamento da parte dell'Aula degli schemi preparatori da esso predisposti. In tutta la prima fase del Vaticano II, gli schemi proposti nella fase preparatoria venivano regolarmente rispediti all'intento. Fu il grande merito di Giovanni XXIII accettare questo responso dell'Aula e fare sì che la discussione di quello che era stato pensato come un blitz concilio, un concilio veloce, diventasse, si aprisse a ben altre istanze. Con l'apertura della seconda fase del concilio, durante la discussione dello schema del decreto sui vescovi, la questione
della riforma della Curia passa all'ordine del giorno. Gli interventi dei padri pongono l'accento sulla necessità di procedere all'internazionalizzazione della Curia, alla razionalizzazione degli uffici, ma soprattutto a una riscoperta del ruolo dei vescovi e del loro coinvolgimento come singoli e come collegio. Di queste istanze rimane traccia in Christus Dominus 9 e 10. Mentre Papa Pontini, avvocando a sé la questione della riforma della Curia, dà luogo in tempi rapidi, nel 1967, alla regimi ecclesie diverse. Terza costituzione di riforma, dopo Sisto V e Pio X. La Costituzione di Paolo VI introduce una serie di mutamenti radicali nell'assetto della Curia, da un certo punto di vista ancora più incisivi della riforma di Pio X. Viene ridisegnato l'impianto globale della struttura, mutamento e denominazione di alcuni dicasteri, soppressione di altri, inglobazione dei segretariati istituiti prima e dopo il concilio, ruolo di preminenza della segreteria di Stato sugli altri dicasteri. Quindi viene diminuito il Santo Ufficio e accresce il ruolo della segreteria di Stato. Viene introdotto un principio che poi verrà largamente disatteso, di temporalità delle nomine fissate in un quinquennio. Della Curia si parla anche delle bozze della Lex Ecclesiae Fundamentalis, soprattutto dove si parla del ruolo dei cardinali. Anche se profondamente innovatrice, la regimine ecclesiae diverse rivela anche una natura provvisoria e perfettibile, perché già 6 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione viene istituita una commissione per la riforma della Curia, cioè praticamente cursus in fine veloce, cioè ci sono voluti 1000 anni per arrivare a Urbano II, nel giro di un secolo abbiamo avuto 4 costituzioni di riforma della Curia. È istituita la commissione per la riforma che Giovanni Paolo II lasciò proseguire nel suo lavoro e i cui risultati, sottoposti al vaglio di 2 concistori, confluiscono in Paschal Bonus. Come la riforma di Paolo VI, anche la Costituzione dell'88 proseguì nell'opera di ridenominazione delle congregazioni, abolendo il prefisso sacra e esplicitando delle funzioni già del nome. Accanto alle congregazioni sono istituiti i pontifici consigli, che comprendono i pontifici consigli e altre strutture di creazione più recenti. L'intento era che queste nuove strutture si caratterizzassero per un'impronta pastorale più evidente e coinvolgessero un numero maggiore di laici rispetto alle congregazioni. Una cosa che non ho detto è che invece nella riforma di San Pio X era scritto a chiare lettere che, o almeno tra gli intenti, che soprattutto ecclesiastici facessero parte della Curia e il ruolo dei laici, soprattutto avvocati e così via, venisse fortemente ridimensionato. Qui invece c'è un cambiamento di tendenza, si chiede l'ingresso dei laici. Allo stesso modo si ribadisce il ruolo della segreteria di Stato, che viene divisa in 2 sezioni, affari generali e rapporti con gli Stati, con l'abolizione del Consiglio degli Affari Pubblici della Chiesa. Le affermazioni contenute nell'ampio preambolo che apre Paschal Bonus, in cui si afferma la necessità della costituzione gerarchica della Chiesa e in cui si dice che la Curia serve per rendere sempre più efficace l'esercizio dell'ufficio universale di pastore della Chiesa che Cristo ha affidato a Pietro e ai suoi successori, ecco, queste affermazioni rivelano l'intenzione di modellare la Curia sulla falsa riga della riforma conciliare e dell'ecclesiologia del Vaticano II. Tuttavia non sono mancate le voci di chi, in diversi momenti, ha rilevato che anche nell'applicazione della Costituzione di Giovanni Paolo II è rimasto irrisolto il problema di conciliare una istituzione, soprattutto una prassi di governo plurisecolare e che nasce come a imitazione di una corte reggia, non solo con le istanze emerse dall'ecclesiologia del Vaticano II. Soprattutto, non solo con la fine del pontificato di Giovanni Paolo II, ma anche con i problemi emersi durante il pontificato di Benedetto XVI, il quale non ha dato luogo a riforme strutturali della Curia limitandosi solo ad alcuni interventi, si è avuta la sensazione che il rapporto e la comunicazione tra il Papa e la Curia e tra queste e le chiese locali fossero arrivati a un livello tale di criticità da
da chiedere un'altra volta interventi radicali. Così il problema della riforma della Curia è stato l'argomento delle riunioni dei cardinali che hanno preceduto il conclave del 2013 e la riforma della Curia è stato uno dei temi principali dell'agenda del pontificato di Papa Francesco sin dalla sua elezione e dall'istituzione, atto di riforma anch'esso del Consiglio di Cardinali nel 2013. E qui mi fermo per il passo alle conclusioni, perché la riflessione sulla Trinità del Vangelo è tutto il tema che lascio alla vostra sapiente e prudente riflessione, e faccio solo alcune breve e incomplete osservazioni conclusive. Intanto, sebbene l'insieme piuttosto eterogeneo dei collaboratori papali abbia visto sin dalle origini numerosi cambiamenti nel suo assetto istituzionale, non ogni cambiamento è una riforma. Vanno definite riforme quei cambiamenti che rivelano una intenzionalità consapevole e tentano di adeguare la struttura curiale a una immagine di Chiesa. In tal senso, forse, la prima vera riforma della Curia è quella di Urbano II, il quale, messo alle strette dallo scisma, la ristruttura sul modello delle corti reali, ma in questa maniera concretizza un'idea di riforma incentrata sul primato di Pietro e crea, porta alla formazione di quella che viene chiamata la monarchia papale del XII e XIII secolo. Quindi lì, anche se è una corte vista come una corte reale, una idea di Chiesa c'è. Va anche detto che il ruolo della Curia e dei suoi membri nelle riforme che la vedono coinvolta e nelle riforme della Chiesa è di volta in volta molto diverso. Durante la riforma dell'XI secolo è il Papa col gruppo dei cardinali di Curia che si fa promotore dell'azione riformatrice, cioè la riforma della Chiesa è la riforma della Curia. Nei secoli successivi le criticità dell'istituzione, divenuta centro di potere e di grandi interessi, portano a forme di resistenza più o meno palesi e a tentativi di riforma di scarso successo. Con Sisto V sono i cardinali che si oppongono al progetto di riforma, che trasferiva nelle mani del pontefice il controllo del governo curiale attraverso il sistema delle congregazioni. Nei secoli successivi l'assetto curiale subirà numerosissimi rimaneggiamenti che porteranno più alla giusta posizione di istituti nati in diversi periodi e con diverse finalità che al consolidamento di un impianto unitario. Con Pio X viene messa in cantiere una trasformazione radicale della Curia che la libera dalle vestigia del potere temporale, dotandola di una struttura moderna adatta al governo spirituale di una Chiesa diffusa su tutto il globo, tentativo che però dopo pochi anni già richiede dei ripensamenti. Col Vaticano II la Curia sembra talvolta assumere atteggiamenti contraddittori innanzi a una riforma della Chiesa guidata da una rinnovata ecclesiologia. Le due costituzioni di Paolo VI e di Giovanni Paolo II rivelano lo sforzo di trasformare un'istituzione millenaria secondo nuove categorie. L'incompiutezza di quelle riforme e l'emergere di nuove criticità è all'origine di predicate evangeliche. Grazie. Consigli per gli acquisti, una cosa di Alessandro Barbero, grande star dei social, eccetera. C'è un libro, Le parole del Papa, cioè il modo in cui i papi si esprimono. Per esempio, il modo in cui vengono Gregorio VII apostrofa Enrico IV, no? Esprimono una concezione di sé, esprimono il modo in cui percepiscono la propria autorità. Ecco, questo è un testo che si legge anche abbastanza agevolmente e ci dice il modo in cui cambia anche il linguaggio dei papi del tempo.